Lutto nel mondo del calcio, è morto ieri a Brescia l'ex CT della nazionale italiana Zeglio Vicini, celebre allenatore d'Italia 90. Il prossimo 30 marzo avrebbe compiuto 85 anni. Sia l'utilizzo di immagini religiose a scopo pubblicitario, questa la decisione della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo che ha perfino condannato la Lituania per aver multato un'azienda di vestiti che utilizzava immagini di Gesù. È di due morti il bilancio dello schianto di un veicolo avvenuto ieri in un bosco della Valpolicella. Ancora da accertare l'identità delle due vittime, l'autorità e l'Agenzia Nazionale per la Sicurezza del Volo ha aperto un'inchiesta. Un'infermiera dona un rene ad un paziente e poi lo sposa. La curiosa storia d'amore si è verificata all'interno dell'ospedale di Pisa. Questa domenica la coppia è attesa dalle nozze. I poli magnetici stanno per invertirsi, è quanto dichiarato dal direttore del Laboratorio per l'Atmosfera e lo Spazio dell'Università del Colorado.